Buonasera e benvenuti. PD Social Club torna per uno dei suoi ultimi appuntamenti prima della sospensione estiva e torna alla narrativa. Dopo un po' di settimane dedicate felicemente alla saggistica, torniamo al romanzo, torniamo al genere principe e torniamo ovviamente al genere principe nel genere principe, visto che parliamo questa sera di noir, di thriller, di giallo. E ne parliamo con un romanzo molto intenso, molto ricco sul piano anche del tema e dell'ambientazione, come Nella Tana del Serpente, seconda prova di Michele Navarra, pubblicato da Fazi Editore, che andiamo a presentare con l'aiuto di un maestro del genere come Sandrone Dazieri. L'ambientazione romana, l'ambientazione romanissima, l'ambientazione così romana che parte da un. Qualcuno direbbe un luogo, secondo me un iperluogo, un superluogo, è il precipizio di ogni luogo che è il Corviale, un palazzo che è un quartiere che sta tutto in un'unica costruzione, un conglomero di storie, una più nera dell'altra, che sono il motore primo di Nella Tana del Serpente. Ma io ho detto fin troppo e non avevo titolo per dirlo, lascio la parola quindi a Michele Navarra e a Sandrone Dazieri. Buona serata a tutti, ci vediamo alla fine. Buonasera, Grazie, grazie. grazie, buonasera a tutti. E devo dire che sono molto contento di essere qui. E sapete che non faccio tante presentazioni, quando le faccio perché c'è un libro che mi piace, o un autore che mi piace, che di solito le cose vanno insieme. In questo caso sono molto contento perché l'ho anche conosciuto di persona, adesso diciamo via video, ed è Michele Navarra, che ha scritto un romanzo. Noir thriller, legal noir, decidete voi quello che è l'etichetta giusta, che è veramente interessante ed è quasi un unicum nel nostro paese. Sapete la difficoltà di raccontare delle storie noir, gialle, thriller, mettendoci dentro la legge, con tutti i bizantinismi che ha la legge italiana, che noi sappiamo è complicatissima, insomma, i processi che durano una vita, vari livelli di cose che. All'estero, in America non hanno questi problemi. In una settimana fanno il processo, ti condannano oppure ti fanno uscire, dipende quanti soldi c'è in tasca. Da noi è tutto molto, molto più complicato. Ma la cosa forte di questo romanzo, insieme con il ritorno di Gordiani, che è un avvocato in cui io riconosco, adesso l'ho conosciuto oggi, però devo dire che mi sembra proprio il tuo alter ego, Michele, cioè, come modo di fare, come attitudine, come modo di vedere il mondo, sicuramente. In cui Gordiani indaga su un delitto di quelli che normalmente nella nostra realtà avrebbero due righe in cronaca. Non è il grande delitto misterioso, non so, il delitto dell'olgiata o cose del genere, ma è il delitto di un ragazzo di seconda generazione, no, di prima generazione che abita al Corviale e di tutta l'umanità. Triste, dolente o anche ottimista che gira attorno a questo mondo unico che è il Corviale, che è per chi non sta a Roma, un palazzo lungo quasi un chilometro, che viene accusato dai romani di aver bloccato il Ponentino, e quindi se a Roma fa caldo perché hanno costruito un edificio talmente grande che blocca in periferia, che blocca l'aria. Che blocca l'aria per arrivare a Roma. Ma al di là di questo è un paese dentro il paese. C'è tutto lì dentro, tra la delinquenza, ma anche le persone che in qualche modo stanno cercando di costruirsi una vita. E in questo mondo un delitto piccolo, un omicidio che non sembra nemmeno premeditato, che non dico altro ovviamente, perché di fondo è una persona che muore per una coltellata in una gamba, che gli recide un'arteria, potrebbe quasi essere un incidente, insomma ha tutti gli ingredienti per non essere di quei titoli da prima pagina, ma nel racconto che fa Michele lo diventa perché con la scusa di raccontare questo delitto racconta appunto questo mondo, un mondo che è talmente reale, talmente forte che fa stringere lo stomaco. Perché noi vediamo nel Corviale non solo diciamo, questo mostro, questa bruttura, chiamiamola così, che poi in realtà sta migliorando un pochino, poi ci sono degli interventi dentro, delle cose, ma vediamo anche proprio i sogni spezzati di generazioni.
che dopo la crisi del 2008 e dopo tutto quello che è accaduto fino ad oggi, in qualche modo hanno visto perdere i loro mezzi di sussistenza e in cui guardano i figli pensando l'unica alternativa che c'era questo rispetto alla fame o andare a sgobbare per 600 euro all'anno in qualche cavolo di call center è andare a spacciare o fare piccola delinquenza che è quasi, come posso dire, connaturata alla zona. Ma dicevo prima, noir thriller. Vedete, la differenza tra il thriller e il noir, sapete, una grande discussione, poi si farà a lungo, ma il noir ha questa capacità di andare a leggere dentro le anime delle persone. Non si limita a dire, ok, c'è una bella avventura, c'è paura, c'è un colpo di scena dopo l'altro, eccetera. No, ti racconta dei personaggi dal di dentro. E la capacità di Michele è proprio questa. Ti racconta dei personaggi che uno dopo l'altro, che siano poliziotti, che siano carabinieri, che siano vittime, che siano colpevoli, che siano magistrati ottusi, sembrano tutti veri, sembrano usciti davvero e pensi di poterli incontrare per strada. E tutto questo senza essere noioso, senza essere quelle cose che dicevo, sociologiche, ti faccio il romanzo sociologico. No, è bello, è divertente. E soprattutto il personaggio di Gordiani, che forse è il suo racconto più corale, almeno di quello che ho visto io, in cui capiamo che è una delle parti della storia, ma non l'unica parte, anche se molto importante. E quindi, sapete cos'è la difficoltà di scrivere un legal thriller o un legal noir? È che la legge italiana e tutto quello che è il nostro bizantinismo è palloso, in apparenza. Michele riesce a non farlo diventare palloso. Riesce a farti parteggiare per le parti in causa, per l'avvocato, a farti odiare magari il giudice stronzo, eccetera. Ed è qualcosa che è difficile normalmente trovare nel nostro paese. Quindi adesso chiudo qua la cosa, vi dico il motivo per cui dovete comprarlo e leggerlo. E adesso comincio con la prima domanda a Michele, che intanto sono contento di averlo conosciuto. Primo perché è bravo, secondo perché è un avvocato e può sempre servire. Allora, la prima domanda che ti faccio è questa. Così. Per scaldarci, cos'è il tuo rapporto col Corviale? Perché hai scelto quel posto lì? Ma Corviale rappresenta un unicum, forse in tutta Europa, quantomeno dal punto di vista architettonico e quantomeno dal punto di vista della concezione iniziale. Perché chi l'ha progettato, che era Mario Fiorentino, aveva in testa di costruire qualcosa che fosse dissimile dal classico quartiere dormitorio, ma voleva creare qualcosa di inclusivo. Quindi in questo gigantesco palazzo, quartiere, perché è un quartiere, anzi che dico quartiere, in realtà è un intero paese, perché se tu pensi che all'interno del Corviale vivono circa 6.000 persone, quindi lo stesso numero di abitanti che c'è in un paese, anche di medie dimensioni, e doveva esserci tutto, cioè dovevano esserci i negozi, le botteghe degli artigiani, i centri sociali, teatri, cinema, nel famoso quarto piano che sarebbe stato quello dedicato ai servizi. Quindi un chilometro di servizi, di negozi a disposizione degli abitanti di questo quartiere chiuso in un palazzo. Purtroppo questo sogno utopistico di Fiorentino è franato quasi subito perché il quarto piano venne occupato immediatamente, prima ancora della conclusione dei lavori, da famiglie di disperati probabilmente. Che cominciarono a tramezzare tutto, in sostanza, Corviale è diventato da un certo punto di vista, anche frettolosamente, ingiustamente, se vogliamo, l'emblema del degrado cittadino. Quindi era qualcosa di molto affascinante. Chi non è romano magari non lo ha mai visto o non ci si è mai accostato, ma se vai a Corviale non puoi non rimanere affascinato da questa struttura gigantesca. Tu, Sandrone, dicevi che una delle leggende, raccontavi una delle leggende metropolitane secondo cui questa diga di cemento bloccherebbe addirittura l'ingresso del Ponentino e sarebbe responsabile della calura estiva romana. Al di là di tutto, più ti avvicini al Corviale, più ne vedi le dimensioni, quindi qualcosa di così gigantesco non può in qualche modo non affascinarti. Per me, che scrivo storia giudiziaria, poi il fascino era addirittura maggiore, perché è chiaro che all'interno di un agglomerato così grande, dove vivono a stretto contatto così tante persone, il confine tra il bene e il male, tra la legalità e l'illegalità, spesso è dato da un semplice tramezzo.
Ora, quello che ci tengo a dire è che Corviale come quartiere non è né migliore né peggiore di tanti altri quartieri che ci sono a Roma nelle grandi città, però il fascino di questo palazzo dove è racchiuso tutto, un microcosmo di umanità, il bene e il male, era da un certo punto di vista qualcosa di irresistibile come ambientazione. Quindi venivo da un romanzo che avevo invece ambientato in Sardegna, una Sardegna quasi incontaminata, e volevo ritornare alla mia Roma descrivendo una periferia, non magari la classica periferia che siamo abituati a vedere, ma un qualche cosa, ripeto, di unico, quantomeno dal punto di vista architettonico. E anche della popolazione, diciamo che comunque è una comunità molto particolare, diciamo comunità, però non è neanche una comunità, perché è un paese, come giustamente dici. Io sono residente a Pergola, nelle Marche, e sono 5.000 abitanti, quindi posso dire che cioè, più grande Corviale che Pergola. Cioè, esatto, anche se è questo un paese. Ma la cosa che colpisce della tua descrizione del Corviale è proprio della sua umanità. Intanto perché hai delineato una serie di persone che sono di fatto dei perdenti, innocenti, colpevoli, diciamo, quelli che si muovono lì sono dei perdenti, persone che hanno visto i propri sogni infranti, che cercano di rifarsi una vita dopo essere scappati da una guerra o da altri problemi, insomma, che verranno poi descritti nel libro. Ma io sento anche vagamente perdenti, anche se vincono, delle volte, anche gli avvocati, perché è come dire, sì, noi che ci teniamo, perché il gruppo di amici anche che sta attorno a Gordiani, di colleghi, di amici, e tu vedete che ci crede in qualche modo. Sì. Cioè, crede che occorra la giustizia, sì, ma si rende conto allo stesso tempo che è praticamente impossibile ottenerla. E che per una persona che tu riesci a scagionare, 100 non ce la fai, perché non ci arrivi, perché non ci sei tu, perché le indagini sono state fatte coi piedi, perché il magistrato si è incaponito su qualcun altro. E questo dà l'idea, è una visione molto cupa, cioè è più cupo questo, direi che quasi del Corviale. Hai questa sensazione anche tu con l'altro tuo lavoro, diciamo? Ma purtroppo è esattamente, purtroppo per fortuna, quello che spesso io cerco di trasmettere con i miei romanzi, cioè la grande differenza che c'è tra la legge, tra i concetti di legge e il concetto di giustizia. Perché molto spesso applicare anche in modo corretto la legge non significa affatto fare giustizia, in parte per le motivazioni che tu hai detto, cioè può capitare il pubblico ministero che in buona fede, in perfetta buona fede, si convince della tesi sbagliata, gli esempi che abbiamo fatto nella nostra chiacchierata preliminare stanno a confermarlo, insomma si fa sempre l'esempio di Enzo Tortora, ma ti posso assicurare che in quasi 30 anni di professione di Enzo Tortora ne ho conosciuti tanti. E l'avvocato si muove sempre in questa realtà grigia, come le pareti alle mie spalle, no? Un po' questo colore spento. Molto spesso si pensa che la giustizia, soprattutto nei nostri giorni, nei nostri tempi, si pensa che la giustizia o è bianca o è nera, no? Quindi c'è questo manicheismo giudiziario per cui uno è colpevole o innocente, ma invece chi pratica quotidianamente il diritto vede che ci si muove sempre in una zona grigia, quindi un giudice sulla base degli stessi identici elementi di fatto potrebbe arrivare a una sentenza, pensate, di condanna o di assoluzione dal punto di vista giuridico in modo perfetto, esatto e non criticabile. Dal punto di vista però poi di quella che chiamiamo la giustizia con la G maiuscola potrebbero esserci degli errori, delle frane terrificanti. Poi io parlo di storie giudiziarie, nelle storie giudiziarie purtroppo, come hai detto tu, i protagonisti sono sempre perdenti, perché è perdente il carnefice ed è perdente la vittima, per motivi diversi, ma sempre di perdenti si tratta. E alle volte gli avvocati si trovano in mezzo a queste situazioni molto disagevoli da tutti i punti di vista e finiscono per assorbirne quasi il disagio, e quindi alla fine qualunque risultato ottieni puoi in qualche modo ritenerti insoddisfatto, uso questo termine, perché magari hai la sensazione che qualche cosa ti è sfuggito, che avresti potuto fare di più, che avresti potuto fare meglio. Non sempre queste critiche che tu ti fai sono giuste, però siamo umani e quindi tendiamo insomma a questo.
su questa la cosa bella di Gordiani, e quindi immagino anche del suo autore, è che nonostante l'essere un perdente non è una cosa, cioè, diciamo perdente come in questo, certo. Non è diventato cinico. Cioè, no. Ha un po' la scorza che diceva, le ho viste di tutti i colori, ma ha ancora voglia di trovare la verità. È questo che ne fa, diciamo, un eroe da noir, perché va contro quello che è anche il suo interesse. Ma lui gli converrebbe tirare via, no? In fondo prende più clienti, cosa gli importa lui di difendere un tizio che non c'ha una lira, che ha avuto una vita sfigatissima, che c'ha un negozio, perché il presunto colpevole è un negoziante che di fatto non vende più niente, praticamente vende una maglietta al giorno, perché ormai tra la crisi, tra le merce contraffatta, tra altre cose, di fatto non vende più niente. Ed è accusato di omicidio. Nonostante questo, Gordiani lo difende, ma fino in fondo, cioè va a rischiare di suo, perché insomma. E questo, secondo me, è anche un appello che fai, cioè dici, non siamo cinici, cerchiamo di trovare la verità perché la verità si può trovare. Tu la pensi così Sì, o interpreto no, male? io la penso così e penso soprattutto, anzi mi piace che mi hai fatto questa domanda, cioè io credo che nella vita, scusami se sono banale, anzi chiedo scusa in anticipo, bisogna sempre metterci passione nelle cose che uno fa, sembra un dato scontato, ma non lo è affatto, perché oggi come oggi invece vediamo che tutti tendono un pochettino a galleggiare, no? Fanno il compitino. Addirittura quando io mi scopro quando discuto con gli amici alle volte, eccetera, che mi guardano perché mi infervoro, io mi arrabbio, sembra che mi arrabbio, invece dico, non mi sto arrabbiando, è che io mi appassiono alle cose che dico. Magari sono un cretino perché ci credo veramente, ma non puoi perdere tu questa dimensione, perché nel momento in cui tu fai del cinismo la tua cifra comunicativa, la tua cifra comportamentale, hai già perso. Cioè, io non dico che devi essere cieco e che quindi chiunque ti venga davanti, anzi, dico esattamente il contrario. Se vuoi, per restare te stesso, rifiuta un incarico, ok? Dì, guardi, mi scusi tanto, ci sono tantissimi avvocati che sono molto più bravi di me, io non me la sento di difenderla perché, che le posso dire, l'accusano di un fatto gravissimo, terribile, osceno da certi punti di vista, non ce la faccio. Non ce la faccio a difenderla perché non sarei efficace, siccome il mio lavoro consiste nel cercare di convincere qualcun altro di qualche cosa, no? Se io per primo non sono convinto di quello che dico, come faccio a mettere il pilota automatico? Quindi io rivendico una passione, ma se accetti un incarico, se ragioni con passione, allora devi andare fino in fondo. E andare fino in fondo certe volte può comportare dover correre dei rischi. Ora è chiaro che come avvocato in carne e ossa, io devo stare più attento, devo essere più prudente, ma in questo caso avevo il formidabile strumento della scrittura, cioè potevo inventare un personaggio di carta, un avvocato di carta, che ovviamente a cui posso attribuire molte caratteristiche che io vorrei avere e che magari non ho, e soprattutto un coraggio, che alle volte io, avendo come interlocutori giudici per l'interesse, per il bene stesso del mio assistito, non posso avere, mentre invece Gordiani lo può avere. Alessandro Gordiani può andare fino in fondo, può davvero indossare i panni, passami questa espressione, di eroe normale, perché non è un supereroe, non si mette la Certo. divisa di Superman, magari indossa la toga semplicemente, ma con la sua convinzione, con la sua passione, può riuscire ad andare fino in fondo con quel coraggio che alcune volte noi nella vita di tutti i giorni invece non possiamo per forza di cose avere. Tornando al libro e quindi alla scrittura, perché mi interessa il processo creativo. Uno dei difetti che hanno i professionisti che lavorano nella legge è che siano poliziotti, che siano avvocati, che siano magistrati, eccetera, salvo eccezioni, e tu sei un'eccezione. Quando scrivono un romanzo di fantasia sembra che facciano un rapporto di polizia o che posso dire, cioè un tipo di linguaggio pesante, no? Tu non ce l'hai. Come hai lavorato sulla scrittura? Come hai imparato a scrivere così? Ma devo dirti la verità, non ho mai frequentato corsi di scrittura o altro. Ho sempre voluto fare fin dall'inizio un qualche cosa che fosse il più possibile aderente alla realtà, ma che allo stesso tempo non fosse un trattato di diritto e procedura penale.
perché cioè, tutti noi scrivendo un romanzo andiamo ad essere letto, no? Cioè, nessuno scrive per se stesso, io non credo a quelli che dicono no, io scrivo per me stesso, poi invece lo lascio nel cassetto. Tutti noi se scriviamo una storia speriamo che qualcuno sia, la legga, la voglia leggere. Quindi fare un trattato di diritto e procedura penale, parlare degli istituti nel modo appunto ingessato, che poi non è vero, Sandrone, il processo penale italiano, che sembra bizantino, che ci dico, è vero che è bizantino, ma è straordinariamente interessante, scoppiettante. Noi non abbiamo nulla da invidiare al processo penale americano, quello che vediamo nei film, al cinema, nei romanzi di John Grisham, di Scott Turow, quelle storie che ci tengono inchiodate. Anche descrivendo degli omicidi non da prima pagina, potremmo riuscire, semplicemente limitandoci a raccontare il processo penale italiano per quello che è effettivamente è, scrivere una storia interessante, anche parlando di aule di giustizia, perché il nostro processo invece si presta, capito? Quindi io volevo fare una cosa che fosse aderente alla realtà, che rappresentasse la verità di quello che succede nelle nostre aule di giustizia, di quello che fa effettivamente un avvocato, però farlo in modo scorrevole, farlo in modo divertente, insomma, cercare di tenere il lettore, e mi fa piacere che almeno secondo te ci sono riuscito. Ah beh, sì, secondo me ci sei proprio riuscito, perché quando una cosa è noiosa uno si annoia, invece non mi sono affatto annoiato, anzi la cosa mi è dispiaciuta, siccome c'avevo la presentazione, che ho dovuto leggere in fretta, sai quando leggi il libro, l'ho letto in un giorno e mezzo, diciamo. E invece, cavolo, mi dispiace un po', perché me lo sarei goduto molto di più sotto l'ombrellone, così, invece che pensarlo come una presentazione. Quindi no, quindi ci sei proprio riuscito, ma ti volevo proprio chiedere come hai lavorato su questo, ti sei ispirato a qualcuno, hai studiato altri libri, eccetera, cioè come hai costruito la tua penna? Io sono sempre stato un lettore onnivoro, quindi ho letto tutto, ho letto anche cose di cui magari dovrei vergognarmi, non li dico perché magari citando, leggevo tutto, e la scrittura è nata quasi per caso, poi non so dirti, non so ad esempio come ti vengano a te i dialoghi o come li pensi, io ho cercato di essere il più naturale possibile, penso che la scrittura sia comunque un mestiere, quindi ho notato che andando avanti con la stesura dei romanzi, insomma con la scrittura si acquisisce un po' di mestiere, quindi si diventa più sciolti e poi ci deve essere naturalmente qualcuno che ti faccia notare le parti in cui sei più macchinoso, che ti dica, senza metterti in bocca le cose o senza costringerti a fare nulla, ma magari ti dica qua questo passaggio va un po' sciolto, questo passaggio un po' più complicato, queste cose che tu hai scritto e detto e raccontato in 20 righe, lo si può fare anche in 7 o in 10. Insomma, poi si può sempre migliorare. Io penso di essere veramente lontanissimo dallo scrivere ancora bene bene. Potrò migliorare, spero di riuscire a farlo, ma insomma, ti dovessi dire se ho una ricetta, un segreto, se ho preso ispirazione da qualcuno, mentirei, non lo so, da me stesso, mi è venuto così, bene o male che sia, non lo so, poi forse sono migliorato nel tempo, spero. Ma io credo di sì, ma comunque lo vedo che c'è c'è una scrittura matura in questo libro, forse più matura dell'altro, non lo so, cioè io ho visto un salto di qualità tra il precedente e questo, quindi è evidente che uno dei modi per imparare a scrivere è scrivere dei romanzi, cioè è vero che quando finiamo un romanzo siamo un pelino più bravi di quando l'abbiamo cominciato, se ci abbiamo dedicato qualcosa. Al di là dello stile, come scegli le storie da raccontare? Casualmente. Questa storia è nata casualmente, questa ad esempio è nata per un servizio che ho visto in televisione, dove si raccontava, mi sembra fosse Striscia la Notizia, qualche mese fa, raccontavano, c'era stato prima al telegiornale un servizio su un'operazione che avevano fatto i carabinieri, proprio quelli che raccontano il libro, della compagnia Roma Eur, della stazione di Labonelli, contro lo spaccio nella zona di Corviale, del Trullo, eccetera eccetera, quindi un'operazione di polizia giudiziaria molto, molto approfondita. Dopodiché un paio di mesi dopo ho visto questo servizio delle Iene, che Striscia la Notizia, che documentava
ancora degli episodi di spaccio proprio all'interno delle cantine, dei ballatoi di Corviale, che erano peraltro, meno dalle riprese di Striscia la Notizia, in condizioni terribili. Che poi Corviale è tutto un discorso particolare, complicato, nel senso che non bisogna immaginarsi Corviale come qualcosa di estremamente degradato, assolutamente, anzi adesso stanno cercando di riqualificare molte parti. Corviale è un quartiere, un posto normalissimo, dove si può passeggiare serenamente, dove si incontrano tante persone normali, però appunto c'è normali per bene, come in tutti i quartieri qualsiasi. E mi rendevo conto che avevo detto come una cosa, insomma, proprio è un posto come può essere sotto casa mia, identico, soltanto è chiaro, questa gigantesca struttura racchiude per forza di cose statisticamente all'interno tante realtà diverse. Quindi questo servizio di Striscia la Notizia, vedendo le cantine in quelle condizioni, lo spaccio, è nato quella scintilla, tra virgolette, che ha fatto sì che la storia piano piano si costruisce. A me generalmente succede così: o parto da un caso che in qualche modo ho incontrato veramente nella realtà, ed è anche là solo una scintilla, perché lo stravolgo completamente, lo disarticolo, non faccio mai un romanzo basato sulle carte processuali, mai, non l'ho mai fatto, non lo farò mai, però la scintilla può nascere da un caso di cui mi sono veramente occupato, che poi viene costruito, romanzato, smontato, completamente cambiato. Oppure può essere, come nel caso dell'altro romanzo che tu hai letto, Solo Dio Innocente, un trattore visto in mezzo alla campagna mentre stai facendo una passeggiata, stai facendo una corsetta, vedi questo trattore in mezzo al sole, ti ricordi di un caso giudiziario che hai affrontato 20 anni prima e che è rimasto là, in un angolo del tuo cervello, quando ancora non sapevi neanche che avresti scritto romanzi, non te immaginavi neanche, perché facevi completamente altre cose, ed ecco là che scatta la scintilla e piano piano ci costruisci intorno una storia, che poi io non parto mai con dei canovacci già strutturati. Io comincio le mie storie senza sapere dove andranno a finire e come finiranno. Può sembrare una cosa finta detta così in una presentazione, invece è la verità. Io so da dove comincio, ma non so dove arrivo. Poi dopo, certo, da metà del romanzo in poi inizio a strutturarla. Quindi ecco, questa è stata la scintilla di questo romanzo, è nata dalla televisione, da due servizi completamente opposti che ho visto, in uno dove si faceva un po' di polizia giudiziaria, nell'altro dove invece si documentava che queste operazioni non erano poi servite a bloccare il fenomeno. Senti, come alterni i tuoi due mestieri? Cioè, perché in qualche modo anche di carte è il lavoro dell'avvocato, anzi tante sì, carte, quindi sì, sì. Come salti da una carta all'altra, diciamo? Ma mi piacerebbe descriverti l'immagine romantica dello scrittore che di notte si chiude nella stanzetta, no, ma non è così, perché in realtà io quando scrivo un romanzo faccio l'avvocato nei ritagli di tempo. Nel senso che scrivere una scrittura, tu sicuramente lo sai meglio di me, è un lavoro e lo sai meglio di me, insomma, no? Non mi ricordo chi l'ha detto, ma scrivere è il 10% ispirazione e il 90% sudorazione. Quindi bisogna che ci mettiamo davanti allo schermo, perché poi quelle 4-5 pagine, anche nei capitoli che ci piacciono meno, li dobbiamo fare. Ci sono dei capitoli che ci piace scrivere, ci divertiamo tantissimo, altri che invece sono pesanti, ma sono necessari perché sono di raccordo della storia. Quindi quando scrivo, per fortuna sono abbastanza rapido nello scrivere un romanzo, perché avendo poi due ragazze devo in qualche modo anche portargli da mangiare, e facendo lo scrittore diciamo un po' più difficile. Scusa, due ragazze nel senso due fidanzate? 16 e 14 anni, sì, posso dire. Ah, che ok, due fidanzate. Pensavo... Ormai le chiamo, sono imposto a chiamarle ragazze, perché ancora le chiamo bambine, e mi rendo conto che di essere ridicolo, mi rendo conto con me stesso di essere ridicolo. Quindi mi sono imposto che ogni volta che mi riferisco alle mie figlie le chiamo ragazze. Quindi detto così, c'avevi ragione, sono due ragazze. Invece no, sono costretto a fare l'avvocato per vivere, perché è la mia professione, il mio lavoro, ed è una professione molto molto difficile, che mi crea tantissime ansie, tantissime angosce, perché ecco, in questo posso dire che sono come il protagonista dei miei romanzi. Ho sempre paura che si possa fare qualcosa di più, che si debba fare qualcosa di più, che si possa fare qualcosa di meglio. E poi quando scrivo, ecco, insomma, faccio l'avvocato per necessità. Poi dopo ritorno a fare l'avvocato, però.
No, si vede che comunque il lavoro dell'avvocato ti piace, questo non c'è il minimo dubbio. Ah, a chi ci sta seguendo, varie pagine, eccetera. Se volete sapere qualcosa di specifico, mandate le domande. C'è un modo via chat e poi le leggerò in diretta, così almeno potrete intervenire. Almeno avete ancora una decina di minuti e poi dopo andremo a chiudere. Allora, tornando sempre al rapporto, diciamo, realtà e finzione, la cosa che io vedo che forse ci aiuta, che migliora. Rende più facile la scrittura del processo penale in America rispetto al nostro è la durata. Cioè, si ha l'impressione, ma vuoi che sia fiction, vuoi che sia una macchina della giustizia che ti passa sopra, cioè, perché quella americana è un po' così, no? La prima cosa che ti chiedo è se vuoi patteggiare, così, guarda, non stare lì a fare il processo, patteggiamo e basta così. Anche da noi c'è, però non è in quel modo No, così, così no, spietato, così no, non da è. mercato delle vacche. Allora, se tu accetti questo, io ti do la. Però diciamo che quella cosa lo rende tutto molto molto veloce. Secondo te, perché? No, secondo te, no, la tua parere professionale, perché i nostri processi durano così tanto? Ma non parlo delle processi civili, che lì possiamo andare avanti, ma anche quelli penali, che magari dura tantissimo la parte dell'indagine preliminare, dura tantissimo la parte diciamo, il primo grado. Che cos'è che rende la nostra macchina così lenta? Ma magari è meglio che sia lenta perché puoi difendere meglio l'imputato, io questo non lo so. Però ti dà l'idea, no? Che il sistema penale italiano sia intasato. Almeno lo Allora, dico così. questa Sandrone è una domandaccia, perché presuppone una risposta lunga, articolata. Io adesso cerco di sintetizzare. Tra l'altro, io non ho avere la ricetta per celerizzare la giustizia italiana, No. penso che sia praticamente impossibile. La grandissima, innanzitutto, noi non sappiamo esattamente come funziona la giustizia negli Stati Uniti. Parliamo degli Stati Uniti perché stiamo parlando di processo anglosassone, no? 50 stati. Quindi, però questa nostra, chiamiamola tra virgolette, ignoranza ci aiuta proprio perché ci rende plausibile quello che magari non è plausibile, magari loro anche fanno delle forzature dal punto di vista della tempistica. La grande differenza che c'è tra noi e loro è che da loro l'azione penale è discrezionale, da noi è obbligatoria. Che cosa significa questo? Significa che là il pubblico ministero può discrezionalmente decidere. Che peraltro è completamente diversa la struttura di nomina del magistrato inquirente, del magistrato giudicante, perché tu sai che là negli Stati Uniti sono nomine politiche, no? Cosa che da noi invece non c'è. Perché? Perché si vuole evitare quello che vediamo molto spesso nelle fiction, nei film americani, una eccessiva commistione tra il potere esecutivo e il potere giudiziario. Quindi, se fosse una nomina politica, io politico che ti ho messo in quell'ufficio, poi tu devi in qualche modo rispondere a me e fare quello che dico io, no? Allora, da Lo noi c'è. vediamo sempre con i presidenti, con Trump, l'abbiamo visto, Esattamente, noi abbiamo il sistema di Montesquieu, la separazione dei poteri, quindi diciamo che sono separati i poteri, va? Diciamo così, Sandrone, che quindi il potere esecutivo è separato da quello giudiziario. Perché i nostri magistrati devono fare un concorso, peraltro anche molto complicato, molto difficile, un esame e poi diventano inquirenti o giudicanti, insomma, a secondo poi del percorso che scelgono. E quindi negli Stati Uniti succede che, essendo il processo discrezionale, il pubblico ministero, tutti quei processetti che ritiene inutile perseguire, o i reati bagatellari, oppure quelli che si possono chiudere in modo rapido, come dicevi tu, con dei patteggiamenti, eccetera, o neanche cominciarli, non li comincia. E quindi è chiaro che, avendone meno, tu pensa che statistiche di qualche anno fa, adesso non le conosco, quelle recenti, dicevano che negli Stati Uniti solo il 4% del numero di processi arriva a dibattimento, che è la fase poi quella finale che vediamo nei film. Da noi invece pochissimo. l'azione penale è obbligatoria, quindi il pubblico ministero non può cestinare una denuncia, una notizia di reato, decidere che non è il caso di andare avanti, anche se è stupida. Anzi, da noi, siccome si corre spesso a inseguire quello che è il volere dell'opinione pubblica, qui ecco perché ho detto una domandaccia, perché poi entreremo in meandri molto complicati da spiegare. Diciamo che a furor di popolo
si vuole che ci sia più giustizialismo, più durezza, più cattiva, sempre fino a quando non tocca a noi a essere imputati, perché poi quando siamo noi a essere imputati comprendiamo quanto siamo stati improvvidi a essere così giustizialisti, ma fino a quel momento diciamo no, bisogna fare le due. Ti faccio un esempio stupidissimo per farti capire, poi non lo so se ti annoio interrompimi, perché non lo so, io poi no, io sono affascinato. Metti il caso di un reato come le lesioni colpose stradali, per dirti, no, tu fai un minimo incidente piccolissimo, sciocchissimo, cioè con la macchina tamponi un altro e questo c'è il famoso colpo di frusta. In Italia le lesioni colpose stradali erano perseguibili a querela, cioè voleva dire che se la persona che aveva subito il presunto danno non intendeva procedere nei confronti del danneggiante, che insomma di che cosa lo voleva imputare, magari un attimo di distrazione del semaforo scattato prima o dopo, magari si mettevano d'accordo in sede civilistica e non andavano ad attuffare il processo penale, la scrivania del pubblico ministero. Invece no, non andava bene così, perché così ci si sbrigava troppo. E allora, siccome per carità la guida stradale, quelli che corrono, è pericolosissimo, allora abbiamo trasformato la perseguibilità da una perseguibilità a querela a una perseguibilità d'ufficio nel caso in cui le lesioni superino i 40 giorni. Ma è facilissimo che le lesioni superino i 40 giorni, perché basta, ti ripeto, un colpo di frusta con tre prolungamenti che tu ti fai fare dal medico di base al medico di famiglia per ottenere un maggior risarcimento dalla parte dell'assicurazione, che bisogna fare per forza la segnalazione alla procura, che per forza, essendo l'azione obbligatoria non discrezionale, deve avere un processo, che per forza deve seguire tutte quelle che sono le pastoie burocratiche bizantine del nostro procedimento. Ed ecco, se tu moltiplichi questo esempio che ti ho fatto per 100.000 altri reati così, che sono ultra cretini, ultra ridicoli e che andrebbero tutti depenalizzati, ecco che i pubblici ministeri, poveracci, hanno sulle scrivanie un miliardo di processi, e in qualche modo il tempo è quello, cioè la giornata sempre di 24 ore è fatta, non è che diventa di 36 ore. E quindi ecco come la giustizia si attufa di processi di cui non frega niente a nessuno e che non andrebbero fatti, perché mettere sotto processo una persona, anche qua io poi dico banalità, lo so, mi rendo conto, mi vergogno, no, assolutamente non lo una persona, anche per un reato stupido, è una cosa grave, bisognerebbe pensarci 100 volte, perché vi assicuro che quando sentite il drin drin del citofono e sotto c'è la polizia giudiziaria che vi consegna quel pezzaccio di carta con l'intestazione procura della Repubblica, il mondo cambia. Perché da giustizialisti si dice, come io? Ma io non ho fatto niente, che ho fatto? Io non c'entro niente. Mi stai a fare un processo perché? Perché ho montato il tendalino anziché di cotone, ci ho messo i due bastoni di legno? Oppure perché nel menù del ristorante giapponese non c'è sta l'asterischetto che mi... Ma lo sanno tutti che il sushi è abbattuto, no? Se mi posso dimenticare che c'è l'asterischetto, mi sono dimenticato l'asterischetto, sfondami, fammi 3.000 euro di multa, 5.000 euro di multa. Invece no, è un processo penale, perché è una truffa nei confronti del consumatore, articolo 515, e facciamo processi per queste cose, perché processi penali, Sandrone, perché l'asterischetto se lo so dimenticato. E poi dice che dobbiamo correre o che la giustizia è attufata perché i processi in Italia durano così tanto, la colpa è degli avvocati? Ma la colpa non è degli avvocati, la colpa è di questo sistema che di cui non riusciamo a liberarci, non ce ne libereremo mai, altro che. Ecco, infatti, mi infervoro, scusami. Hai ragione, ma questo viene dimostrato anche dalla velocità che c'è poi dal secondo grado in poi. Perché una volta che secondo grado farebbero meglio mettere una slot machine con la fortuna, io dico sempre, spingi un pulsante, conferma. Intanto, cioè tu pensi, c'è una sezione della Cassazione, una sezione la settima, che certe volte si trova giù, quasi sempre, sono quella che si occupa dei ricorsi dichiarati inammissibili, si occupa dei cameroni di consiglio con 130, 140, 150 processi. No, dimmi tu, come tu giudice puoi giudicare 150 cause
con un po' di cognizione. Dimmelo tu. No, non lo fai. Non lo fai, bravo. Questo è inquietante. Senti, se tu non scrivessi di un avvocato, scriveresti di un poliziotto o di un giudice? Penso di un giudice. Io ho sempre pensato che, e l'ho scritto in Solo Dio Innocente, che molto spesso il giudice, soprattutto l'inquirente, no, anche il giudicante, mi rimangio, il giudice, la figura del giudice, è una figura molto complessa, molto difficile, che abbia delle responsabilità enormi. Io, ad esempio, non riuscirei a dormire la notte, te lo confesso. Cioè, rimarrei sempre col rovello di aver chiesto la condanna di una persona che potrebbe essere innocente o di aver condannato una persona, cioè, oppure sarei uno di quei giudici che al minimo peletto di dubbio, non un dubbio, non il ragionevole dubbio, un lontanissimo dubbio, cioè condanna oltre non il ragionevole dubbio, ma oltre il lontanissimo dubbio. Io assolverei tutti, perché la paura che una persona innocente possa finire dentro, reclusa, o semplicemente macchiata, perché poi da noi fanno in fretta, no? Da noi finisci in prima pagina, poi dopo se ti assolvono dopo 10 anni o 5 anni o 3 anni o un mese, c'è un piccolissimo trafiletto, e poi anche col trafiletto, Sandrone, alla gente non glielo toglie dalla testa nessuno, che tu sei finito là in mezzo, qualche cosa di losco ci dovevi avere. Ed è brutto. No, è molto brutto. Quindi non posso fare il giudice, però c'è poco di dire, dove c'è fumo c'è arrosto, no? Quindi allora sì, vabbè, c'è una cavalata, però se sicuramente non sosta. Capisco, però voglio dirti che se tu scrivessi di poliziotti te la caveresti molto bene, o di carabinieri, perché devo dire che la parte mi piacciono quelle figure, sì. Perché devo dire che la parte dei carabinieri che c'è in questo libro mi è piaciuta molto, cioè li vedi, non sono supereroi, ma sono manco degli sfigati. Cioè, sono contento che mi stai dicendo questo, sono contento. Sono le persone vere, in qualche modo, sì, anche loro, sì. Cercano di fare del loro meglio. Poi, certo. Casualmente, qui non c'è il carabiniere stronzo, magari ci sarà pure quello. Però, diciamo, in questo libro tu vedi che questa gente qui fa il possibile. Si traveste da ubriaco, cioè, perché deve seguire uno, e tu dici, e poi dici, ma lo posso fare, ma non so, poi magari si incazza il magistrato, cioè è tutto un tentativo di fare il bene in una situazione in cui sarebbe facile essere indifferenti. Sì. Senti, tu hai visto anche il brutto, secondo te esiste il male? Sì. Sì, Sandrone, esiste il male. Il male esiste e io non lo riesco a spiegare, non lo riesco neanche bene a metabolizzare, devo essere sincero. E poi più vado avanti col tempo, più divento, non lo so, forse intollerante a determinate forme di quello che io definisco il male assoluto. Anzi, secondo me certe azioni, certe condotte non hanno nulla di umano, cioè ti mettono al di fuori del consesso umano, cioè non sei neanche più definibile un uomo. Lo so che dico qualcosa di forte, sei qualcosa come una metastasi, tra virgolette. Io ti potrei raccontare, e non lo faccio perché sennò sembra quella cosa, quella morbosità, delle cose che tu sei costretto a vedere, no? Soprattutto tutte le cose in relazione ai bambini. Cioè i bambini, secondo me, non è importante se uno creda in Dio o non ci creda, però se esiste un Dio, i bambini sono l'ultima testimonianza di Dio sulla terra, perché sono delle figure veramente innocenti, anche qua rischio di essere banale, ma non me ne frega niente, sono degli angeli, sono è la purezza. Quindi il male nei confronti di un bambino è qualcosa che è difficilissimo giustificare. Tu mi hai chiesto se esiste il male assoluto. Se tu vedessi determinate cose che anche con la tua grandissima esperienza secondo me non hai mai visto, io ci sono stati un paio di casi anni fa in cui ho chiesto al pubblico ministero, guardi, lei è costretta a vedere sta roba perché la deve vedere, perché deve poi prendere un giudizio appunto se e come andare avanti. Io la do per vista, cioè mi faccio uscire perché non ce la faccio. Delle cose terrificanti, quindi purtroppo io credo che il male esista e non so come fermarlo, non ho ricette, forse è sempre esistito e esisterà sempre. Beh, io credo che la cultura, la scrittura e anche il tuo lavoro sia un buon modo per
almeno provarci a bloccare il male. Io non ho altre domande, perché mi sembra che abbiamo raccontato, se non l'ultima classica, intanto che arriva il nostro padrone di casa. Che, cosa stai scrivendo? Ancora non ho cominciato a scrivere il nuovo romanzo, però ecco, mi collego alla domanda di prima. La scintilla è nata. E quindi ho registrato, perché avevo paura di perdermi, non ho scritto niente, però ho registrato un audio di circa 3 minuti e mezzo in cui c'è l'inizio della storia. E io, come ti ho detto, non so come la storia andrà a finire, però la storia inizia, dai, te lo dico, con un cavallo che attraversa la strada. Però non ti dico nient'altro. No, certo, se non è il cavallo di Jocelyn, non è una storia western, quindi. Ok, però manca il western. Ok, io ti ringrazio molto, anche a nome del pubblico a casa, che non... Io ringrazio te. Vuol dire, ma ti applaudo io. Che bello, spero che ci ritroviamo. Grazie Sandrone, grazie sicuramente davvero. Sicuramente ci ritroviamo, no? Appena facendo Roma, ci incontriamo. Allora, rientro per i saluti e rientro da spettatore, quindi parlo a nome di tutti i lettori che hanno seguito sulle pagine di Fazi Editore, di PDA Social Club e delle librerie che avevano aderito alla nostra diretta. Non posso che ringraziare della bellissima conversazione a cui avete dato vita e ringraziare per la straordinaria passione che Michele Navarra ha dimostrato parlando anche della sua professione, non solo del suo libro. Per noi, che tra i nostri miti abbiamo Better Call Saul, e qualcuno sa di che cosa sto parlando, devo dire Michele Navarra è la più clamorosa smentita di Better Call Saul. Mi è sembrato molto bello che ci fosse anche questo aspetto legato alla propria quotidianità e al proprio lavoro. Ritroverete la stessa passione, ritroverete la stessa attenzione, la stessa tensione anche nella Tana del Serpente. Quindi l'avete ascoltato, ora andatelo a leggere. Direi che questo è il viatico migliore per questa serata. Ringrazio Michele Navarra. Ringrazio Sandrone, ringrazio tutti quanti voi e a prestissimo ancora su PDA Social Club. Buona serata a tutti. A tutti. Grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao Michele.